Ciao, oggi vediamo un prodotto di cui si è parlato davvero molto poco ultimamente e secondo me anche un po' per colpa di Asus stessa, che a volte fa degli ottimi smartphone, però poi sembra quasi non crederci più di tanto. Io in realtà l'avevo notato fin da subito e mi era sembrato interessante, poi negli scorsi mesi, insomma, era passato un po' nel dimenticatoio. Sto parlando di Asus Zenfone 4 Selfie nella versione Pro, che appunto, come dice il titolo, secondo me è sottovalutato ma molto valido. Prima di tutto guardatelo bene, è davvero molto molto sottile. Mi ha subito trasmesso una bella sensazione di qualità. L'alluminio della parte posteriore, infatti, non è quello scarso che fa un suono plastico come in certi cinesoni. Ecco, è forse un po' grandicello, questo sì, però essendo così sottile alla fine si nota di meno, anche se sempre la sua sottigliezza non lo rende proprio comodo a livello ergonomico. Sul fronte non è un 18 noni, ha infatti un lettore di impronte, tasto home e due tasti soft touch e questo sinceramente non so più se sia un pregio o un difetto. Magari sì, non è un modernissimo, ma sono davvero tante le persone che alla fine non si sono convinte dei 18 noni e del lettore sul retro. Il design e la sensazione in mano mi ricordano davvero tanto il OnePlus 5. Il display è anche convincente, un Full HD AMOLED da 5,5 pollici. È un po' spento con la calibrazione di base, ma con l'applicazione dedicata è sufficiente settare l'impostazione vivace per far uscire colori e intensità. Il picco di luminosità non è il massimo che abbia visto ultimamente, ma il contrasto elevato garantito dall'AMOLED permette comunque di avere una buona leggibilità anche all'aperto. Tutto bene fino ad ora, invece sulla scheda tecnica ho qualche perplessità in più. Il motivo non è che non sia spendibile nell'utilizzo quotidiano, anzi, è piuttosto che questo telefono è arrivato a fine 2017 e lo si compra adesso, inizio 2018, e quindi ci sono cose che proprio non mi piacciono, come la porta che non è Type-C, lo Snapdragon che è 625 e non è almeno 626 piuttosto che 630, il Wi-Fi che ha singola banda, Bluetooth che è in versione 4.2 e non 5. Le prestazioni però, come mi aspettavo, sono di buon livello, non è un telefono particolarmente performante, ma è in linea con la fascia media, si può fare tutto tranquillamente, anche giocare e navigare online con molte tab aperte. Ricordiamoci che ci sono 4 GB di RAM e 64 di memoria interna, che sono sicuramente una garanzia da questo punto di vista. La parte telefonica è buona, ci sono due slot, però il secondo è condiviso con l'espansione della memoria tramite micro SD, entrambi gli slot però supportano la connettività 4G e questo è sicuramente un valore aggiunto. La batteria 3000 mAh, sì, notevole il fatto che siano stati inseriti in tutta questa sottigliezza e lui comunque è considerato anche l'hardware che conosciamo bene, lo Snapdragon 625, essere molto molto parco nei consumi, riesce a farvi circa 5 ore di display acceso, quindi portarvi alla sera senza particolari problemi. A livello software è ancora fermo a Nougat 7.1.1, ma dovrebbe ricevere Oreo a breve. Di tutta la linea Zenfone 4, questo è uno di quelli che ha ricevuto la nuova Zen UI, molto più bella, svecchiata, piacevole da utilizzare. Intanto ha il launcher che include Google Feed sulla sinistra e gli shortcut sulle icone. Come al solito, tante tante impostazioni per personalizzare la grafica. I temi mi piacciono sempre poco, ma almeno le possibilità sono praticamente infinite. Le impostazioni sono molte meno rispetto al passato, ma sono comunque presenti le doppie applicazioni, PageMaker che permette di scaricare e leggere offline le pagine web su Chrome, e ZenMotion che include una serie di gesture e segni da fare sullo schermo in standby. Carino anche l'Always On Display, potete scegliere tra diversi stili, il problema è che consuma un sacco di batteria. A questo proposito ci sono anche alcune impostazioni di risparmio energetico, manutenzione della memoria e privacy. La cosa migliore è che siano tutte racchiuse all'interno dell'app gestione mobile. E infine il comparto fotografico. Perché si chiama Zenfone 4 Selfie Pro? Perché proprio la parte selfie, la parte frontale con due fotocamere, è stata molto curata. Pensate che qui davanti c'è la fotocamera delle due, quella principale, che ha lo stesso sensore posteriore di Zenfone 4 da 12 megapixel, che è veramente un bellissimo sensore. Qua senza autofocus e con un'interpolazione dei pixel arriva addirittura a 24 megapixel. Poi c'è una seconda cam grandangolare da 8 megapixel,
un flash LED, la parte posteriore invece ha una singola cam da 16 megapixel con il flash LED e non è stabilizzata. Partiamo quindi dai selfie, che sono di buona qualità di giorno sicuramente, ma anche di notte grazie al flash che illumina discretamente bene. Rispetto alla media degli smartphone otteniamo sicuramente dei selfie di livello. C'è una buona modalità ritratto che sfrutta le due cam per un effetto di profondità. Mi aspettavo un ritaglio un po' migliore, mi aspettavo qualcosa in più anche dal sensore principale, sinceramente. Forse la mancanza dello stabilizzatore si nota quando c'è poca luce, perché le performance non sono sicuramente a livello della cam principale di Zenfone 4. Comunque, un pacchetto selfie, diciamo, flessibile e divertente anche a livello software, quindi molto completo e obiettivo centrato, direi, per lo smartphone. Malino invece la camera posteriore, che è nella norma ma nulla di più. Di notte le foto sono bruttine decisamente, mentre con buona luce andiamo meglio, anche se ci sono telefoni che fanno di più e costano di meno. Discorso simile anche per i video, che non spiccano per qualità ma sono, diciamo, da fascia media a medio bassa, accettabili, però anche qui si poteva fare di più. Allora, un telefono proposto a 399 euro di listino, sicuramente elevati, ma del resto praticamente tutti gli smartphone che escono hanno un prezzo di listino un po' troppo alto. Qual è il problema in questo caso? È che è uno smartphone davvero poco diffuso, si fa fatica a trovarlo e quindi addirittura, per esempio, su Amazon si riesce a trovare, ma ad un prezzo più alto del prezzo di listino consigliato, il che è veramente, veramente una stranezza. Ve lo consiglio assolutamente se lo trovate attorno ai 300 euro. Di più direi di no, perché io la considero un po' un'occasione sprecata da Asus, perché con un Bluetooth 5.0, una porta Type-C, il processore che poteva essere uno Snapdragon 630, sarebbe uscito veramente un signor device. Così si perde un po' in mezzo agli altri, anche se comunque rimane assolutamente sottovalutato ma molto valido. Comunque, se avete altre domande, siamo sempre a disposizione qua sotto nei commenti. Vi chiedo in cambio di lasciare un bel like e di iscrivervi al nostro canale. Io sono Matteo, vi ringrazio di aver scelto ancora una volta Tutto Android. Noi ci vediamo al prossimo video.